E allora eccoci qua, a casa, chiusi dentro, e va bene così, dobbiamo stare qui, mi mancano un sacco i miei ragazzi, non so come fare, ma in qualche modo ho cercato di consolarmi e sono andato a ripescare i libri più belli della mia vita, uno di questi, il De Profundis di Oscar Wilde. Avete mai scritto una lettera a un vostro ex per esprimere il vostro odio, il vostro rancore? Ecco, non sarà mai niente di lontanamente paragonabile a questa lettera che Oscar ha scritto dal carcere di Reading mentre era in prigione a causa di Lord Alfred Douglas. Io resto a casa e leggo. Fatelo anche voi, raga, mi raccomando. Dai, che ce la facciamo, teniamo duro, che ce la facciamo! Ciao, sono il professor Andrea Maggi. In queste settimane in cui stiamo cercando disperatamente di contenere la diffusione del coronavirus attraverso l'isolamento nelle nostre case, la lettura rimane ancora l'unico esercizio che può aiutarci a superare positivamente questo periodo difficile. Io sto leggendo questo libro di Roberto Calasso, Il libro di tutti i libri. Vi leggo solo l'incipit per farvi capire quanto è importante un libro del genere. 974 generazioni prima che il mondo venisse creato, la Torah fu scritta. Come? Con fuoco nero su fuoco bianco. Fuoco nero su fuoco bianco. Buona lettura, buona vittoria e mi raccomando, responsabilità. State a casa e leggete. Ciao a tutti, sono Lorenza Stroppa e ho deciso di aderire a questa iniziativa promossa da Pordenone Legge che si intitola Io resto a casa e leggo. Quale momento migliore, infatti, di fronte a questo isolamento a cui siamo costretti, di prendere un bel libro e leggere? Io leggo molto in cartaceo, come vedete dietro di me, ma molto anche con l'ebook. Vi propongo in questo caso un libro che mi sembra perfetto per questo periodo. Il titolo del libro è Il silenzio dell'onda, è un libro di Gianrico Carofiglio che molti di voi conoscono. E vi prendo un estratto che è perfettamente indicato per una riflessione di questi tempi. Dice: come si fa a lasciarli andare via i pensieri quando quelli sono piantati nella tua testa come chiodi, che più cerchi di tirarli fuori e più ti lacerano l'anima? Il protagonista ha trovato una soluzione, lui suggerisce di camminare. Dice che quando camminava e si concentrava su un passo dopo l'altro, gli pareva che quei grumi adesivi di sofferenza diventassero meno tenaci e per qualche momento addirittura si sciogliessero e la testa diventasse deliziosamente libera. Ecco, vi consiglio di farlo naturalmente da soli, nella natura, senza incontrare le folle, a un metro di distanza, però liberi.